Amici di Calcio Napoli 24, siamo all'Interclub Marigliano, un nuovo club con il presidente Ferdinando Monda. Gli faremo un paio di domandine, dato che c'è Inter-Napoli domani, e successivamente faremo sedere anche altri soci di rappresentanza. Intanto, buonasera Nando, una piccola presentazione. Ciao a tutti, sono Ferdinando, presidente Interclub Marigliano. Il club esiste sul territorio da circa 6 mesi. Siamo un gruppo di ragazzi tutti mossi dalla stessa passione, la passione forte per questi colori, e l'obiettivo è sicuramente quello di sostenere la squadra con varie iniziative, sia da vicino che da lontano. Il club, ci tengo a dire, che è aperto a chiunque voglia partecipare e chiunque voglia divertirsi e sostenere questi colori. Prima domanda, siete della Campania, siete di Napoli, tifate Inter, perché? Mi sono innamorato di questi colori perché nel lontano 97-98 c'era un giocatore cileno, Zamorano, che aveva una maglia 1 più 8 e essendo strana come maglia, lì mi sono innamorato di quei colori. La mia passione per l'Inter nasce ai tempi delle scuole superiori e anche grazie a mio nonno che mi ha sempre inculcato questa sua fede calcistica. Io impazzivo per Bobovieri e tanti gol facevo con questa maglia. Ricordo che divenni sfegatato interista nell'estate del 2001, che poi la stagione successiva culminò con il famoso 5 maggio 2002, quindi la mia fede subito fu messa alla prova. È meglio il Napoli di Spalletti o l'Inter di Inzaghi di quest'anno? Non per sembrare di parte, ma dico l'Inter di Inzaghi semplicemente perché mi sembra la squadra più costruita sul collettivo piuttosto che sull'individualità, come poteva essere il Napoli di Osimhen e Kvara. Meglio l'Inter di Inzaghi perché per la manovra e la fluidità di gioco che imprime alla squadra. Io direi Napoli di Spalletti perché l'Inter con più o meno la stessa squadra finì sotto le proprie aspettative. C'è da dire che il Napoli di Spalletti giocava veramente bene, ha fatto innamorare tutti, sia in Italia sia in Europa. Inter-Napoli domani, quanto finirà secondo voi? E chi segna? 2-0, Thuram Di Marco. Ovviamente 2-0 Napoli, Lobotka e Juan Jesus. Io direi 1-1 pareggio, gol dell'Inter Lautaro e gol del Napoli Kvara. Sarà una partita ad alto tasso di gioco e non faccio pronostici perché è combattuta. Concludiamo con il solito giochino. Chi scegli? Osimhen o Lautaro? Scelgo in questo caso Osimhen perché ha dimostrato, a differenza di Lautaro, di essere fondamentale anche in partite di un certo blasone, anche a livello internazionale. Lautaro è più completo. Tutta la vita Lautaro perché è più cinico di Osimhen. Osimhen per la forza fisica e la velocità. Kvaratskhelia o Thuram? Anche qui dico Kvara per l'imprevedibilità e la capacità di creare sempre superiorità numerica per la sua squadra. A me Kvara non fa impazzire, quindi dico Thuram. Domani Kvara 3 gol. Kvara perché per me è un giocoliere. Kvaratskhelia perché ha un dribbling caotico e quindi crea scompiglio e panico nelle difese. Ricordiamo che è un gioco, non hanno lo stesso ruolo, ma di Lorenzo o di Marco? Chiaramente la premessa già c'è una cosa importante, non hanno lo stesso ruolo, però scelgo Di Marco per la sua capacità anche di finalizzare. Di Lorenzo. Di Marco. Di Marco perché è un finalizzatore implacabile. Chiedo quello di Marco contro Frosinone. No, l'ha crossato, Penso con lei, purtroppo. Lobotka o Calhanoglu? Questa mi sembra veramente troppo facile e scontata, Calhanoglu, di un altro livello rispetto a Lobotka. Calhanoglu tutta la vita. Calhanoglu. Calhanoglu per la grande visione di gioco e di impostazione. Meret o Sommer? Dico Meret perché è italiano e perché è più giovane rispetto a Sommer. Qui sono in difficoltà, non so cosa rispondere, però ti dico Sommer perché sono di parte. Io rispondo con una canzone, The Summer is Magic, oh. Sommer.
questo punto passiamo un po' ai giocatori del passato. Ronaldo o Maradona? Come detto nella premessa, mi sono innamorato dell'Inter per Ronaldo, però per quello che ha rappresentato Maradona per il Napoli, quasi come un dio, dico Maradona. Maradona chi? Ronaldo. Malgrado dirlo, ma tutta la vita Maradona. Maradona perché rappresentava il calcio totale. Wesley Sneijder o Marek Hamšík? Wesley Sneijder, un amore nato dalla prima traversa e all'esordio del derby. Sneijder. Hamšík. L'olandese per la grande velocità di gioco sulla tre quarti. L'imperatore Adriano o il matador Cavani? Adriano era devastante, però è veramente durato troppo poco, quindi Cavani tutta la vita. Cavani. Greg Cavani. Adriano per la grande forza finalizzativa sotto porta. Bobo Vieri o il Pipita Higuain? In questo caso tritolone, Bobo Vieri. Vabbè, Bobo nazionale, ragazzi, non ha uguali. Per me il numero 9 di eccellenza dopo Ronaldo è il Pipita Higuain. Bobo Vieri perché faceva il reparto da solo. Skriniar o Kim? Per l'annata fenomenale dell'anno scorso dico Kim. Kim l'anno scorso ha dimostrato di essere un grande difensore. Allora, calcisticamente dico Skriniar, però professionalmente Kim. Kim per la professionalità del gioco. Cordoba o Koulibaly? Iman Ramiro tutta la vita. Cordoba, secondo me Koulibaly un po' troppo osannato dai tifosi del Napoli. Io dico Koulibaly perché è completo. Cordoba per la grande velocità di intercettazione palla. Samuel Eto'o o Dries Mertens? Samuel Eto'o, campione totale che ha vinto tutto ovunque abbia giocato. Quello che ho visto fare ad Eto'o in campo l'ho visto fare a pochi giocatori. Esatto, concordo con il presidente, Eto'o terzino addirittura, quindi Eto'o tutta la vita. Il grande Highlander camerunense. Recoba o Callejon? Recoba, talento cristallino, ma di cristallo, quindi dico Callejon. Callejon, un giocatore come pochi, davvero utile averlo. Callejon perché era duttile in vari ruoli del campo. Io dico Recoba, però l'unica pecca, peccato la sua discontinuità. Perfetto, anche col giochino abbiamo concluso, quindi io auguro un in bocca al lupo per la partita per sportività ai tifosi dell'Inter Club e quindi ci salutiamo. Ok, in bocca al lupo, ciao, ci vediamo presto, ciao. E che vinca il migliore. Quindi noi. Forza Inter.